Bene, bene, ben trovati a tutti. Oggi parliamo di questo increscioso fatto accaduto alcuni giorni fa a Pontedera nel Pisano, in un istituto superiore statale. Un insegnante ha sferrato un pugno come reazione nei confronti del suo studente, mentre il resto della classe e alcuni compagni assistevano e deridevano appunto lo stesso insegnante. E uno in particolare ha anche ripreso con lo smartphone quanto accaduto. E questo ha scatenato reazioni di ogni genere, ovviamente disdegno nei confronti del gesto inopportuno e deprecabile del docente, ma si è anche aperto un dibattito riguardante la difficoltà di svolgere la professione e anche una accusa, se vogliamo, i genitori, in particolare i genitori del ragazzo, perché avrebbero intenzione di sporgere denuncia nei suoi confronti. Ne parliamo con Mario Rusconi, presidente ANP Roma. Ben trovato, Rusconi. Grazie dell'invito. Allora, Mario Rusconi, uomo di scuola per lunghi anni dirigente scolastico, crediamo che lui sia una delle persone più indicate per fornire innanzitutto un giudizio sull'accaduto. Rusconi, è mai capitato un episodio del genere nel corso della carriera, della sua lunga carriera? No, non mi è mai capitato, soprattutto con, diciamo, con questa violenza. Io anche da preside, da moltissimo tempo, dico agli insegnanti che i ragazzi, lo prevede la norma, lo prevede la legge, lo prevede il buonsenso, lo prevede la pedagogia, che i ragazzi non possono essere non solo toccati, ma neppure malmenati. Questo sembrerebbe una logica semplicemente così elementare, anche perché in casi come quello di Pontedera, se si sono svolti così come riportano i social, c'è un aspetto disciplinare che incombe sul docente, vale a dire quello che può fare il ministero dal punto di vista disciplinare con un procedimento nei riguardi del docente, ma ci sono anche degli aspetti penali perché è un utilizzo improprio dei mezzi di correzione e in caso intervenga la magistratura ci possono essere anche questi altri aspetti spiacevoli. Voglio però dire che chiaramente i ragazzi sono fortemente cambiati negli ultimi 15-20 anni, i social hanno contribuito in maniera negativa ad aumentare il senso di partecipazione proprio diretta ad eventi sicuramente indecorosi, picchiare altri compagni, picchiare un ragazzo disabile e così via, avventarsi contro gli insegnanti. Ciò non toglie che di fronte a tutte queste difficoltà c'è necessità veramente di calma e gesto, si sarebbe detto una volta, da parte degli insegnanti, e questo non è semplicissimo. Sì, devo dire che nel dibattito che si è venuto a determinare è stato puntato l'indice moltissimo anche nei confronti dei genitori. Ora, secondo Rusconi, è una accusa, diciamo che in qualche modo può alleviare una reazione di questo genere, nel senso che i genitori non collaborerebbero in moltissimi casi a determinare un'educazione e un rispetto nei confronti degli insegnanti, tale poi da determinare appunto degli atteggiamenti di correttezza. Cioè, alla base del mancato rispetto, della mancata autorevolezza del ruolo dell'insegnante, vi sarebbe anche questa azione non più efficace da parte delle famiglie. E cosa possiamo dire da questo punto di vista, Rusconi? Ma che la famiglia non sia assolutamente più quella che una volta si definiva la prima agenzia educativa è un dato di fatto. Molto spesso le famiglie, non voglio generalizzare, ma è molto diffuso il fenomeno, sono diventate una sorta di avvocato del diavolo di fronte a qualsiasi nequizia, si sarebbe detto una volta, del proprio figlio, si tende a giustificare. Basti vedere quello che è successo pure a Rovigo quando delle persone adulte hanno cercato di giustificare
trovare quel incosciente studente che ha sparato alla professoressa con una pistola a, diciamo così, a pallini, quando invece si tratta di un atto sicuramente teppistico. Però dobbiamo prendere coscienza del fatto che la famiglia è cambiata, la società è cambiata, i social sono spesso, non sempre, un elemento negativo, ma noi dobbiamo poter reagire come? Anzitutto con l'autorevolezza, con la fermezza che richiede la professione estremamente difficoltosa del docente, ma chiaramente non con atti di violenza o con atti che indicano una mancanza di autoregolamentazione da parte dei docenti stessi. Gli statunitensi, che sono abituati a livello sociologico e socioculturale a contare un po' tutto, hanno calcolato che dopo una quindicina di anni di insegnamento c'è il rischio del burnout, vale a dire uno scoppia, a Roma si direbbe gna faccio più, va bene? Allora, di fronte a fenomeni di questo tipo è necessario che ci sia un rafforzamento delle caratteristiche professionali del docente. Come? Beh, una delle cose che noi chiediamo da anni è che nelle scuole ci sia, per esempio, un'equipe psicopedagogica. Adesso, nel periodo del Covid, abbiamo avuto dei fondi per, diciamo così, ingaggiare anche degli psicologi, ma io purtroppo sono convinto che se non ci sarà un progetto di legge ben, strutturato, non ci sarà più neppure lo psicologo nella scuola, che è fondamentale invece come punto di riferimento, come counseling, come si dice, per gli studenti, per gli insegnanti e per gli stessi genitori. Pensiamo anche, per esempio, alla presenza del medico scolastico che circa 20 anni fa è stato eliminato, è stata una delle cose più inconcludenti che possa aver fatto la politica nei riguardi della scuola. Ecco qua che gli insegnanti devono essere supportati, devono essere resi anche maggiormente protagonisti della loro vita professionale e purtroppo, spiace dirlo, spesso sono abbandonati a se stessi. Questo non giustifica però atti appunto di violenza come quello che si è verificato a Ecco, Pontedera. io tornerei all'atto di violenza. Cosa rischia Rusconi da un punto di vista disciplinare, professionale, il docente, invece anche da un punto di vista, come dire, della, giustizia ordinaria? Allora, tutti i docenti, tutti gli impiegati un po' dello Stato sono sottoposti ad un ambito disciplinare, vale a dire il proprio datore di lavoro, in questo caso il Ministero dell'Istruzione, attraverso l'Ufficio Scolastico Regionale, interviene attraverso anche la relazione che farà il preside, che farà l'ispettore e così via, e può comminare appunto periodi di sospensione, sospensione anche dallo stipendio, per atti molto gravi, ad esempio quando ci sono atti di natura sessuale e così via, c'è anche appunto il rischio del licenziamento direttamente. Poi ci sono i provvedimenti, questo è un provvedimento diciamo disciplinare dell'amministrazione, poi ci sono i procedimenti penali, nel senso che se c'è una denuncia da parte, chiaramente il preside deve aver fatto sicuramente un esposto, una relazione all'ufficio scolastico regionale, se interviene la magistratura è chiaro che l'insegnante potrebbe subire anche un processo perché si tratta di un qualche cosa che è previsto proprio dal codice penale. E se poi ci sono, non credo sia questo il caso, ma delle lesioni, c'è anche procedimento civile, nel senso che la famiglia di uno studente che ha subito per responsabilità di un insegnante o della scuola o di qualsiasi persona ha subito un danno, può chiedere un risarcimento. Noi diciamo sempre infatti agli insegnanti, attenzione, la vostra è una professione estremamente delicata, dovete avere molta accortezza, ma io continuo a dire che devono avere un supporto che spesso non viene concesso agli insegnanti, non hanno un supporto vero. Perché? Perché sono stati un po' abbandonati a se stessi nella formazione, diciamo così, nelle tutele anche di tipo assicurativo, per esempio, e queste sono delle lacune che dovrebbero essere colmate. Un'assicurazione in questo caso credo che però non coprirebbe un evento di tale portata, nel senso che vi scatterebbe il cosiddetto dolo che escluderebbe la copertura assicurativa, credo, no?
Sì, beh, io parlo dell'assicurazione in generale, per esempio, molti insegnanti non si presentano più, non danno la propria disponibilità a fare le visite, viaggi di istruzione, perché in caso di incidente rischiano anche dal punto di vista civile. Insomma, noi abbiamo la Corte dei Conti che spesso, io ho letto delle sentenze, la Procura della Corte dei Conti che ha chiesto un risarcimento all'insegnante X, non avendo la cifra a disposizione, ha messo all'asta l'appartamento. Se poi era condiviso col marito o con la moglie, metà dell'appartamento, insomma, dico, gli insegnanti rischiano molto, hanno Certo. bisogno di una tutela maggiore dal punto di vista sia assicurativo sia dal punto di vista, direi, della formazione. La formazione è uno dei punti deboli del sistema scolastico italiano per quanto riguarda i docenti. Quindi forse varrebbe la pena anche diciamo, far prendere coscienza di quanto è grave un comportamento di questa portata. Nei confronti appunto di cui gli insegnanti si rendono protagonisti. Rusconi, ma in linea teorica il docente potrebbe addirittura essere destituito dal ruolo? Beh, per atti estremamente gravi, sì, in questa fattispecie non lo so, non credo una fattispecie di questo tipo. Certo che avrà sicuramente delle conseguenze dal punto di vista proprio disciplinare. Vorrei aggiungere un'altra cosa, che proprio a seguito di quello che è successo a Rovigo, a Pontedera, ma anche altre situazioni precedenti, da più parti si invoca appunto una sorta di test psicoattitudinale dei docenti, di tutto il personale della scuola, prima ancora di entrare. Diciamo come insegnante di ruolo nella scuola stessa. Ecco, questo è un problema che andrebbe affrontato perché c'è in molte categorie e noi sappiamo che le categorie che hanno un rapporto sociale con l'esterno, dal medico allo psicologo, a direi all'insegnante, ma anche le forze dell'ordine, spesso appunto ci sono degli interventi di natura psicoattitudinale. Ora non dico di usare il Minnesota Test, che se non sbaglio c'ha qualche cosa come 500 domande, insomma, diventerebbe una Però sorta di tortura, però chiaramente qualche screening psicologico andrebbe fatto perché la professione di insegnante, preside, ma direi anche per esempio collaboratore scolastico, cioè bidello, ha necessità di certo. rapportarsi con il pubblico e questo implica una serie di caratteristiche che un test psicoattitudinale esatto può Vanno mettere in verificate. evidenza. Rusconi, ma ad inizio carriera, ma anche in itinere, anche al termine della carriera, perché sappiamo che il burnout spesso subentra attorno ai 50-60 anni di età, o no? Sì, ma infatti in molti casi mi dicono i colleghi, e lo sappiamo per esperienza, lo sa pure lei, direttore, che in molti casi, per esempio, quando c'è un forte dissapore nelle famiglie per i comportamenti di qualche docente, per fortuna sono cose abbastanza rare, ma succedono, molto spesso si mandano alla cosiddetta visita medica psicoattitudinale i docenti. Ecco, non dovrebbe essere però un qualche cosa che si mette in atto solamente di fronte a fatti estremamente negativi oppure segnalati dall'opinione pubblica e ai genitori. Ci dovrebbero essere degli screening in corso d'opera e soprattutto al di là degli screening, proprio delle vere e proprie attività di formazione, come paradossalmente avviene per esempio per i manager delle grandi aziende americane, attività di formazione che servano a rendere più forte l'insegnante, più diciamo responsabile di quello che fa, diciamo, in maniera tale da acquistare anche una maggiore autostima. Questo è necessario soprattutto perché la stima prevalga anche nell'opinione pubblica, che purtroppo nei riguardi della scuola ha un atteggiamento o aggressivo oppure disinteressato. In entrambi i casi non fa bene ai nostri studenti, ma non fa bene neppure a noi. Possiamo dire, con questo concludiamo, che l'opinione pubblica un po' fa da apripista e da esempio anche per gli stessi studenti che hanno questi atteggiamenti di disinteresse e spesso, come è accaduto a Pontedera e in altre purtroppo occasioni, anche ma proprio mancato rispetto nei confronti della figura dell'insegnante. Cosa si potrebbe fare in pochi minuti? È difficile. Come dire, sintetizzarlo e proporlo, però sicuramente così non si può andare avanti, Rusconi. Anche il Covid, abbiamo visto che ha ulteriormente aggravato questa situazione,
di mancato rispetto verso la figura degli insegnanti e di disinteresse verso la scuola. Ma bisognerebbe che soprattutto i grandi mezzi di comunicazione, stampa, televisione e così via, fossero meno interessati allo scoop di tipo negativo e magari che dessero un maggiore spazio alle cose positive, che sono la maggior parte delle cose che fa la scuola. C'è un giornale a livello nazionale che infatti ha una volta a settimana buone notizie, riporta anche elementi appunto della scuola. Purtroppo nell'opinione pubblica italiana sta prevalendo da un bel po' di tempo l'atteggiamento da Grand Guignol, quel grande teatro parigino dove avvenivano cose di tutti i colori e che fa tanto bene, insomma, come dire, all'animo animale di molte persone dell'opinione pubblica. Cioè, cerchiamo di riscoprire la scuola per quello che fa di positivo, perché la scuola fa molte cose positive. Purtroppo quelle negative vanno in prima pagina dei giornali e della televisione. Bene, bene, ringraziamo Mario Rusconi, presidente ANP Roma, e ringraziamo tutti gli ascoltatori che hanno seguito, che ci hanno seguito, e a breve, speriamo di rincontrare con un'altra intervista sulla tecnica della scuola.